ABC Nation International non è solo nail design, ma ovviamente anche silk eyelashes. La ABC Nail Store International tratta da vari anni il marchio Adessa Lashes, con cui realizziamo un allungamento delle ciglia o anche un infoltimento delle ciglia inseguendo un look molto naturale. Uno sguardo dice più di mille parole. La qualità delle ciglia è fondamentale, come anche la qualità della colla che si utilizza durante questo trattamento. Adessa Silk Eyelashes si distingue dal mercato perché le ciglia sono di seta sintetica, quindi molto delicati, molto morbidi, non soltanto guardandoli ma anche a tatto, e quindi molto confortevole per la cliente che porta per varie settimane il trattamento dell'extension ciglia ad essa. In più anche la colla è fondamentale, trattiamo sulle ciglia, ovviamente una parte del corpo molto sensibile, motivo per cui abbiamo sviluppato una colla che è molto delicata e adatto per ogni cliente. Iniziamo il nostro step by step dell'applicazione singola. Iniziamo disinfettandoci le mani. A proposito, utilizzo il Disinfect Fluid della ABC Nail Store. Iniziamo con la preparazione e la pulizia delle ciglia. A proposito, iniziamo utilizzando il latte detergente di Adessa e andiamo a detergere perfettamente la palpebra e anche le ciglia, così che andiamo a rimuovere residui di trucco, di creme e, che sono rimasti sulla palpebra e sulle ciglia. Una volta pulito la superficie con il latte detergente di Adessa, andiamo a rifare gli stessi movimenti neutralizzando il latte con l'utilizzo di Adessa tonico. Con il Lint Free Applicator imbevuti di tonico andiamo a pulire le nostre ciglia. I Lint Free Applicator sono completamente rivestiti in microfibra, così che posso fare una detersione molto approfondita e molto accurata e rimuovo anche i residui più intensi tra le ciglia, tra la corona infracigliare. Una volta completato la detersione sull'occhio, andiamo a applicare il pad. Adessa offre vari tipi di pad, proprio perché ovviamente ci sono vari tipi e forme di occhi, tal modo che ho sempre la forma più adeguata e precisa da applicare sull'occhio della cliente. In questo caso abbiamo selezionato la forma A, che è una forma molto simmetrica. Il pad mi occorre per dividere ovviamente le ciglia inferiori da quelle superiori, in tal modo che la cliente possa tener chiuso gli occhi e io lavorare in modo preciso fissando l'extension sulle ciglia superiori. Concludiamo la pulizia delle nostre ciglia utilizzando i microfiber brushes di Adessa. Sempre imbevuto col tonico di Adessa, andiamo a pulire ciglia per ciglia. La detersione nel trattamento Adessa Silk Eyelashes è fondamentale e ci dedichiamo veramente con cura. Proprio per questo siamo in grado di eseguire il trattamento facendone a meno dell'utilizzo di un primer. Il primer fondamentalmente per le ciglia è un mediatore molto aggressivo che tende spesso e volentieri a disidratare la ciglia naturale, e visto che Adessa è un trattamento che vuole mantenere sana la base su cui vogliamo trattare, per far sì di avere anche risultati più duraturi nel tempo, riusciamo, grazie alla detersione con Adessa latte tonico, di farne completamente a meno. Una
volta che abbiamo completato la detersione, applicato i pad, prepariamo il nostro Adessa Glue Crystal con la colla Adessa. Adessa offre varie tipologie di colle, proprio perché per ogni tecnica, per ogni metodo di applicazione abbiamo colle con tempi di asciugatura diverse. In questo caso abbiamo selezionato la colla Adessa Speed Gold, che ha un'asciugatura molto rapida, che è indicata per professionisti che lavorano da più tempo nel settore dell'extension ciglia. Le principali differenze tra una colla Adessa e una colla da mercato, perché una colla a contatto, quindi sul vetrino dove applichiamo la nostra goccia, ovviamente secca con una certa lentezza e mi permette di lavorare un 30-60 minuti con la stessa goccia, però nel momento che avviene un contatto con la ciglia naturale l'asciugatura è immediata. Iniziamo l'incollaggio delle ciglia. Grazie alle pinzette di Adessa, in questo caso utilizzo le pinzette della Gold Edition, che sono delle pinzette molto precise e soprattutto molto leggere per facilitarmi il lavoro. Iniziamo a isolare la ciglia naturale su cui andremo a fissare l'extension ciglia Adessa. Viene imbevuta di colla e poi fissata sulla ciglia naturale, facendo attenzione di attaccarla non troppo vicino alla palpebra, ma neanche troppo distante. Verifichiamo che l'applicazione sia perfettamente allineata con la ciglia naturale, in tal modo che abbiamo una perfetta aderenza. Una volta completato l'incollaggio dell'extension sulla ciglia naturale, proseguo con la prossima extension, iniziando sempre isolando la ciglia naturale e con il prelievo della prossima extension. Continuiamo l'applicazione della singola ciglia su tutta la superficie, così che arriviamo a un totale di 80-100 ciglia per occhio. Concludere il trattamento, ricontrolliamo che tutte le ciglia siano perfettamente singole e non attaccate tra di loro, facendo una piccola separazione utilizzando le nostre pinzette Adessa Gold Edition. Andiamo a rimuovere il pad sull'occhio della cliente. Concludo di passare con un pad imbevuto di tonico sulla parte dove stava il nostro pad per dare una sensazione di freschezza e sollievo alla cliente. Una volta completato il nostro trattamento Adessa Silk Eyelashes, possiamo notare la differenza ed è perfettamente naturale. L'extension ciglia Adessa regala uno sguardo espressivo, uno sguardo intenso, nonostante la naturalezza che mantiene il tutto il trattamento. Completiamo il nostro trattamento con la consulenza finale, spiegando alla cliente come mantenere le sue ciglia Adessa. Per un perfetto mantenimento di un trattamento Adessa Silk Eyelashes si consiglia di riprenotare un ritocco ogni 3-4 settimane, in tal modo che il risultato folto e pieno che abbiamo realizzato durante il trattamento ovviamente viene mantenuto per sempre. Questo che vi abbiamo fatto vedere in questo step by step è uno dei metodi che Adessa Silk Eyelashes offre.
L'applicazione singola ovviamente è la base dell'extension ciglia, ma ad essa offre anche tecniche come il 2D, il 3D e anche il max volume per tutti che vogliono un risultato ancora più intenso, ancora più ricco, ancora più folto rispetto al trattamento che è più naturale, questo dell'applicazione singola.